Ciao a tutte, bentornate sul mio canale. Oggi volevo farvi il video sulla mia base. Diciamo, voglio farvi vedere cosa utilizzo io quando voglio una base perfetta. Innanzitutto voglio, diciamo, fare una piccola anticipazione, nel senso che nel corso degli anni ho capito tante cose. Intanto, come primo step, sicuramente il vantaggio di cioè come riuscire ad avere una pelle sempre a posto, insomma, con il minimo delle imperfezioni, sicuramente struccarsi tutte le sere. Questo è importantissimo, io ci sono riuscita. Non succede praticamente mai che vado a letto con il trucco, piuttosto magari mi strucco un po' prima, cerco di non arrivare proprio all'ultimo, che magari sono già a KO, però credo sia importantissimo perché la pelle ha bisogno di respirare, quindi se non è necessario non state truccate. Ogni tanto bisogna appunto farla respirare, soprattutto la notte. Io ho trovato tanti vantaggi, seguendo appunto questo regime così fiscale, insomma. Vorrei essere così precisa anche per altro, vabbè, vedremo. Però ecco, prima cosa sicuramente la pulizia. Pulizia e idratazione. Uso alcuni prodotti, vabbè, non sto qui ad elencarveli, se no faccio un video lunghissimo. Magari, insomma, per chi fosse interessato potrei anche farlo. Non credo sia, cioè, aiuto, ogni tanto mi incarto. Quello che voglio dire io, appunto, è inutile applicare un fondotinta buonissimo, se poi sotto non abbiamo fatto una buona pulizia, non abbiamo idratato bene la pelle, ci sono dei vari step che vanno fatti e non vanno assolutamente trascurati, ecco, quindi una buona idratazione, farsi consigliare bene, è importante anche quello, scegliere la crema proprio adatta al tipo di pelle, all'età, insomma. Io ho imparato anche a usare il contorno occhi che tanti anni fa non usavo, però è importantissimo. Io ho trovato tanti buoni risultati. La mia pelle è migliorata tantissimo nel corso degli anni. Ho anche utilizzato, cioè ho comprato già da 2 anni anche il Clarisonic, che per me è fondamentale. È un acquisto che io consiglio tantissimo perché pulisce veramente a fondo. Io i risultati li ho ottenuti assolutamente. Ho già perso, cioè perso 3 minuti in chiacchiere, va bene. Allora inizio subito applicando un primer. Io utilizzo questo di Dior. Non lo utilizzo tutti i giorni perché essendo a base siliconica, insomma, preferisco usarlo solo in certe occasioni. Io vi faccio vedere giusto in questo video proprio dedicato a una base quanto più perfetta. Ne metto, diciamo, un po' sulla mano. E, diciamo, questa è una base matificante. Io tendo a lucidarmi soprattutto in questa zona qua, quindi parto, diciamo, da qua, dal centro. Mi concentro soprattutto in queste zone qua. Lo sto facendo anche oggi, cioè lo sto facendo oggi perché essendo sabato mi capita spesso di stare truccata, insomma, tutto il giorno, magari esco sia la mattina che la sera, e non mi piace struccarmi e ritruccarmi. Il trucco preferisco che mi duri tutto il giorno, cioè faccio in modo che mi duri tutto il giorno. Ecco qua, lascio giusto qualche minutino, un attimino. Quindi, come secondo step,
vado ad applicare il fondotinta, ormai ve ne ho stra parlato, questo è il secondo che riacquisto, il Dior Star, il mio fondotinta preferito in assoluto, tra tutti quelli che ho provato nel corso di questi anni ho trovato il mio, questo mi dà tutto quello che cerco in un fondotinta, io ce l'ho nella tonalità 030, rimane perfetto tutto il giorno. Quindi non sono costretta a ritoccarlo. Io lo agito un pochino, lo applico qui sulla mano e utilizzo questo pennello qua di Real Technique. Lo miscelo un po' sulla mano e poi lo applico partendo sempre dal centro. Movimenti circolari. Allora, una volta steso il fondotinta, step successivo applico questo correttore di MAC. Questo lo utilizzo soprattutto, cioè soprattutto solo, qui in questo angolo qua, nell'angolo interno perché è la zona che rimane un po' più scura. Quindi lo sfumo con questo pennello di Neve. Quindi lo prelevo, lo scaldo un po' con le dita. Così. Ecco qua, è riuscito a coprirmi anche le macchie che ho qua. Non chiedetemi cosa sono perché non lo so neanche io. Una volta applicato questo correttore, vado ad utilizzarne un altro più chiaro per illuminare questa zona qua. Questo è liquido, è di Urban Decay, io ce l'ho in questa tonalità, medio light, neutral. Quindi mi concentro in questa zona qua. Sul naso, illuminiamo anche questa zona qua, sul mento. Poi vado di Beauty Blender picchietto il prodotto in questo modo. La spugnetta è l'ideale appunto per picchiettare. Non trascinare il prodotto. Ecco qua. Quindi ho applicato anche questo correttore. Lascio un po' agire i prodotti, lascio che si incontrino tra di loro, facciano amicizia. Vado
vado a fissare poi tutto con la cipria e vado ad utilizzare questa solita di MAC che sto cercando di terminare, non perché non mi piaccia, anzi è una tra le mie preferite, ma proprio per provare la sensazione di terminare i prodotti, soprattutto le cipre che sono sempre, insomma, ne ho anche diverse, quindi vado di pennellone e picchietto, tampono il prodotto. E ovviamente mi concentro su questa zona qui, aiuto. Ok, nel mentre ho fatto anche le sopracciglia, vado a fare contouring con la terra di The Balm. Utilizzo questo pennello di MAC, il 109. Mi posiziono qui. Un pelucchio. Scaldo un po' l'incarnato con questa terra di Dior. Applico il blush. Vado ad utilizzare questo di MAC con un pennello angolato, questo è di Sephora. Ultimo, ma non meno importante, l'illuminante con questo pennello sempre di Real Technique. Che meraviglia! Ecco qua, questo è il risultato finale. Ovviamente non lo faccio sempre, ci ho messo anche tantissimo perché truccarsi e spiegare è anche più difficile, però diciamo che questo è quello che faccio io quando ho delle occasioni particolari, quindi diciamo mi prendo sempre un po' più di tempo. Adesso faccio il video di questa palettina, piccola anticipazione, così realizzo il tutorial anche di questa. Fatemi sapere cosa ne pensate, se anche voi insomma dedicate così tanto tempo, oppure insomma scrivetemi, fa sempre piacere. Spero di esservi stata utile, di avervi dato qualche spunto, qualche idea. Vi mando un bacione, vi aspetto al prossimo, ciao!